Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Ci torniamo alla rubrica di Voci Transnazionali sulla Parlando di Siria. Questa sera, oggi appunto è venerdì 7 novembre, in compagnia di Fuad Rohiha. Spero di aver pronunciato decentemente. Grazie di essere con noi, grazie a Fuad, che è un giornalista, blogger siriano. Grazie a voi dell'ospitalità. Allora, ovviamente questa vicenda della Siria, che ormai non so più come definire, è un genocidio che va avanti, ormai la popolazione civile, io penso, con una stima dei morti, ormai stiamo intorno ai 200.000, forse anche superati, è un vero massacro. Parliamo appunto della ribellione che era iniziata, diciamo, in coda alle cosiddette primavere arabe, come rivolta al regime di Bashar al-Assad. Cominciata timidamente nel marzo 2011, poi divenuta poi una vera e propria rivolta militare nel 2012. Ecco, da allora cominciamo sempre così, generalmente parlando di questa rubrica, iniziando a parlare della situazione dei civili, dei profughi. Ecco, io a Fuad vorrei chiedere inizialmente, perché un po' poi sulla testa e sulla vita della popolazione, dei civili, si svolgono dei manovre di potere e di vario tipo, però quelli che poi ne subiscono le conseguenze, sappiamo, ne abbiamo parlato spesso, sono i civili. Ecco, la situazione dei profughi, come sono dislocati attualmente, come sono ospitati e in quali paesi? Allora, innanzitutto bisogna dire che appunto al di là della situazione geopolitica, chiaramente ci sono cose che non cambiano e che al di là di qualunque analisi sono dati di fatto. Un dato di fatto è che quasi la metà della popolazione siriana non vive più in casa propria, nella casa in cui viveva nel 2011, ma è o profuga o sfollati, o fatta di sfollati interni. Di questi 2,8 milioni si trovano nei paesi circostanti, fino ad arrivare anche all'Egitto, quindi in buona parte si trovano fra Turchia e Libano, che sono i paesi che ne ospitano il maggior numero, dopodiché viene la Giordania. Poi immediatamente dopo vengono l'Iraq, incredibilmente si scappa dalla guerra in Iraq, e viene anche l'Egitto e la Libia. In questi paesi, in Turchia, si trovano relativamente bene, il governo Erdogan ha fornito per quanto possibile il massimo dell'assistenza che gli era possibile, anche creando un po' di malumori tra la popolazione turca in particolar modo. In Libano, dove la popolazione di profughi siriani ormai ha raggiunto quasi un terzo della popolazione totale del Libano, ricordiamo il Libano è un paese grande, meno del Lazio, con 4 milioni di abitanti, la situazione è assai più critica, ci sono episodi di violenza da parte sia dell'esercito regolare libanese che di forze collegate con Hezbollah a danno dei siriani, che spesso vengono additati come sostenitori di ISIS, un'accusa molto frequente anche in Egitto. Anche lì abbiamo assistito purtroppo ad arresti, ad espulsioni, anche a rimpatri, che vuol dire portare le persone a morire sicuramente nelle carceri del regime. E quindi questa è la situazione in questi paesi dove è più critica. Per quanto riguarda la Giordania, la situazione che vivono i profughi che si trovano nei campi profughi è assolutamente drammatica, perché i campi non sono assolutamente sufficienti né adatti. Tra l'altro ora ci avviciniamo all'inverno e con le prime piogge già sono comparsi i primi problemi. Adesso infatti c'è una campagna da parte della società civile siriana che chiede coperte per questi profughi. Quelli che vivono invece nelle città, ospitati da parenti e amici, tendenzialmente vivono un pochino meglio, ma chiaramente c'è una forte... Quando si parla di dumping economico qui in Italia spesso si pensa alla Cina. Per quanto questo enorme afflusso di profughi ha provocato anche una competizione a ribasso nei paesi che li ospitano per quanto riguarda il mercato del lavoro. Di conseguenza i siriani si trovano a fare i lavori più umili e spesso a prezzi molto inferiori rispetto alle popolazioni locali, cosa che chiaramente aumenta anche le tensioni sociali. Oltre a questo bisogna considerare che gli sfollati interni si concentrano in poche aree, quelle controllate dal regime completamente, come l'area costiera o il centro di Damasco, e in queste aree l'effetto di questo enorme afflusso di popolazione, che spesso ha duplicato o triplicato le popolazioni della città, ha causato un'esplosione del mercato immobiliare, nonché un'inflazione chiaramente enorme. Senti, Fuad, quali di questi paesi appunto che ospitano profughi sono, diciamo, più aperti alla possibilità dei cosiddetti corridoi umanitari, alla possibilità, diciamo, di aiuto dall'esterno per il sostegno, invece quali
lo rifiutano più questa sorta di, considerandola come un'ingerenza, questa sorta di aiuto? Ma guarda, un minimo d'aiuto generalmente tendono a accettarlo tutti, in particolar modo per la Giordania è diventato quasi un business, visto che l'UNHCR fornisce una certa quota di denaro per ciascun profugo ospitato. Dopodiché c'è sempre, ci sono un po' di riserve, soprattutto per quanto riguarda la selezione dei profughi da accettare o meno. Mi riferisco in particolar modo anche all'Egitto e al Libano, che appunto, come dicevamo, tendono ad avere un grosso problema, nel senso che comunque anche per l'utilizzo a scopi di politica interna della problematica dei profughi c'è questa tendenza ad accusare i siriani tutti in blocco di far parte di organizzazioni estremiste islamiche ed in particolar modo di ISIS, che è diventato un po' lo spauracchio di tutti. Quindi ci troviamo di fronte a questo fantastico paradosso per cui i siriani, prime vittime di ISIS, diventano anche i primi ad essere accusati di farne parte. Ecco, sì, hai appunto citato questa espressione, l'ISIS, questo in qualche modo, vabbè, autodefinitosi Stato Islamico, califfato istituito, che è una vicenda storica che in qualche modo si sviluppa, forse non nasce, ma si sviluppa storicamente e drammaticamente, si inserisce appunto in questa vicenda che era appunto, come avevo detto in apertura, inizialmente una rivolta diciamo contro il regime di Bashar al-Assad. Dopodiché appunto volevo chiederti questa appunto la nascita di questa espressione, che appunto sarebbe uno stato dell'Iraq islamico, dell'Iraq e della Siria, quindi con implicito già nel nome una sorta di come si dice, di occupazione del territorio siriano, formalmente ancora appunto sotto il governo di Assad. Ecco, il fronte anti-Assad e la nascita di questo Stato Islamico dell'ISIS. Ecco, ci sono state delle interazioni, ci sono state delle modifiche di questo fronte anti-Assad alla nascita di questo Stato Islamico? Beh sì, diciamo che inizialmente quello che oggi noi chiamiamo ISIS, perché chiaramente è la semplificazione giornalistica che sta per Islamic State in Iraq and Syria. I siriani preferiscono chiamarlo con un acronimo in arabo anche un po' dispregiativo, che è Daesh. Inizialmente comunque questa organizzazione faceva parte di un'altra organizzazione qaedista che si chiama Jabhat al-Nusra, che attualmente anche se taglio meriglio cronache per scontri intestini anche con altre formazioni anti-Assad. Dopodiché, dato che questa parte di questa organizzazione qaedista sembrava più interessata a conquistare territorio già liberato da Assad e a costituirci delle pseudo istituzioni, appunto uno pseudo Stato, piuttosto che a combattere contro il regime, c'è stata una frattura. Quindi da una parte c'è l'organizzazione qaedista, che è titolare ufficialmente del franchising in quanto investita dallo stesso leader di Al-Qaeda, che è El-Zawahiri. Dall'altra c'è ISIS, che è questa organizzazione gestita appunto dall'autoproclamatosi califfo, che è Abu Bakr al-Baghdadi, che è costituita in buona parte da cittadini stranieri, non siriani, ma anche se c'è chiaramente anche una certa percentuale di siriani e di iracheni. Quando c'è stata dopo questa separazione, di lì a poco è iniziata una guerra totale fra quello che so che è il fronte anti-Assad e ISIS, una guerra dichiarata il 7 gennaio del 2014 e che fino ad ora va avanti. Ricordiamo che la gran parte delle vittime di ISIS sono in realtà combattenti rivoluzionari siriani. In questo momento, dopo la cosiddetta coalizione dei volenterosi ha iniziato a bombardare in territorio siriano, questa coalizione ha iniziato a bombardare non solo ISIS ma anche altre formazioni islamiste, in particolar modo Jabhat al-Nusra, ma anche un'altra grande formazione come Ahrar al-Sham, che è un'altra formazione islamista piuttosto radicale, anche se non collegata con Al-Qaeda. C'è stato forse una qualche forma di riavvicinamento fra appunto Jabhat al-Nusra, che vuol dire fonte della vittoria ISIS, e anche lo stesso Ahrar al-Sham. Si è assistito anche a varie defezioni da parte di queste organizzazioni verso ISIS, nonché a seguito anche degli scontri fra i cosiddetti ribelli moderati e gli islamisti radicali, ci sono state anche defezioni da parte di combattenti appartenenti all'esercito libero verso le posizioni più islamiste. C'è da dire che il principale effetto che hanno avuto i bombardamenti della coalizione è stato quello di far percepire la coalizione stessa come alleata di Assad. Del resto le lettere
di Obama all'Ayatollah, che sono state rivelate ieri dal Wall Street Journal, confermano questo sospetto, così come altre politiche de facto. Un'altra cosa che secondo me è molto importante sottolineare è che prima di giugno, cioè prima che ISIS facesse il suo exploit iracheno e andasse a conquistare Mosul e le aree petrolifere dell'Iraq a maggioranza sunnita, praticamente non si registrano scontri fra ISIS e il regime. Gli scontri fra ISIS e il regime sono cominciati solo dopo la conquista di quell'area dell'Iraq, prima gli unici scontri erano fra ISIS e i ribelli siriani oppure fra i ribelli siriani e il regime. Di conseguenza si può dire che quella parte che era la parte che aveva dato il via alla rivoluzione, la rivoluzione che ricordiamolo per 8 mesi è stata addirittura non violenta, si è trovata comunque a combattere contro un mostro bicefalo, tant'è vero che in buona parte dei social media, dei social network, quelli che sono gli slogan che girano fra i ribelli siriani è che ISIS e il regime siriano siano in realtà due facce della stessa medaglia e di sicuro sono stati accomunati da una comunione di intenti, scusate il gioco di parole. Sì, infatti ci sta insomma dei retroscena anche giornalistici che parlano, anche qualche reporter, se non sbaglio anglosassone, che parla appunto di una sorta di collaborazione tra ISIS e Assad, soprattutto per quanto riguarda la vendita di petrolio da parte dell'ISIS ad Assad proveniente dai territori occupati. Assolutamente. E ecco, in tutto questo la mission originale, se così vogliamo chiamarla, l'intento originale dell'avvicendamento, del ribaltamento del regime di Assad, ecco, secondo te si allontana sempre più, ci vorrebbero nuovi strumenti, perché mi sembra tutto un fronte un po' liquido, che poi non so bene se si tratti di giochi di potere in cui la religione è uno strumento o giochi diciamo di integralismo religioso in cui il potere è uno strumento, insomma. Ma si può dire che probabilmente è un po' entrambe le cose, principalmente la religione essere sfruttata dal potere, ma poi chiaramente anche il contrario è vero fino a un certo punto. E per quanto riguarda lo spunto inerente ISIS e il commercio di petrolio, lì è interessante notare una cosa: è stato rivelato da un defezionato di ISIS il meccanismo con cui funziona questa cosa. Questa cosa funziona, cioè in questo momento il governo siriano paga gli stipendi a coloro che lavorano nei campi petroliferi, anche delle aree occupate da ISIS. In cambio ISIS vende ad Assad il petrolio a un prezzo bassissimo e ricompra peraltro prodotti idrocarburi raffinati dallo stesso regime. Si stima che ISIS sia in grado di vendere all'incirca petrolio per 2 milioni di dollari al giorno, e questo non solo al regime di Assad chiaramente, ma anche attraverso una rete di contrabbandieri che agiscono soprattutto attraverso il territorio turco. Tra l'altro in particolar modo le milizie curde tendono a sottolineare questo fatto, anche perché loro sostengono che ci sia una collaborazione de facto fra il governo turco e ISIS, cosa che io non saprei confermare più di tanto. L'impressione che ho avuto io in questo anno e mezzo dell'esistenza di ISIS è che questa organizzazione abbia saputo fare un ottimo fundraising, riuscendo a ottenere in modo alternativo in vari momenti finanziamenti più o meno da tutti gli attori che stanno di fatto giocando a risico sulla pelle dei siriani, sapendo però riuscire a mantenere quelli che erano i suoi obiettivi originari. È interessante ricordare che Abu Bakr al-Baghdadi, il cosiddetto califfo, è in realtà un seguace, un discepolo di un personaggio che era il numero 2 di Al-Qaeda ai tempi di Bin Laden, che è al-Zarqawi, che aveva una visione un po' differente rispetto a quella di Bin Laden, perché anziché cercare di islamizzare gli stati esistenti, predicava la necessità di distruggere i confini tracciati dal famoso accordo Sykes-Picot alla fine dell'impero ottomano per andare a creare un caos creativo attraverso cui far rivivere il califfato, che poi è effettivamente quello che sta cercando di fare al-Baghdadi. Per quanto riguarda il fatto se la caduta del regime di Assad sia più o meno vicina, c'è da dire che purtroppo ormai questa cosa non è più sotto il controllo della popolazione siriana in nessuna maniera. Purtroppo sono cose che si decidono in cancellerie assai lontane dalla Siria. Probabilmente il riavvicinamento di fatto che stiamo osservando fra Teheran e Washington rischia di allontanare non di poco questa prospettiva. Forse Teheran potrebbe rinunciare alla persona di Assad, ma non al sistema di potere. Di fatto quella che era la rivoluzione iniziale, quella che puntava all'autodeterminazione del popolo siriano in tutte le sue componenti, alla democrazia, alla dignità, a uno Stato
che sia tale per tutti i suoi cittadini e le sue cittadine, è purtroppo in qualche maniera fallita. Adesso il tentativo è quello di arrivare al meno peggio, qual è la situazione migliore, anche per cercare di avviare un processo che possa portare a quegli stessi obiettivi, sia pur con una cadenza temporale differente da quella che si immaginava. Nel 2012 sembrava che Assad fosse lì lì per cadere, dopodiché l'intervento di Mosca e Teheran hanno saputo puntellarlo per ben bene, e oggi vediamo che Assad ha saputo fare dell'ottimo marketing spacciandosi per il miglior, la migliore alternativa fra ISIS e il caos. Di fatto sarebbe anche interessante vedere che 38 dei 42 cosiddetti emiri di ISIS erano fino a 3 anni fa nelle carceri o di Assad o statunitensi o irachene, e sono guarda caso usciti tutti quanti di carcere dopo l'inizio della rivoluzione siriana, e questo chiaramente è significativo anche di quanto Assad abbia saputo scegliersi i suoi nemici. Non tanto manovrandoli direttamente forse, ma mettendoli in condizione tale di poter fiorire. Purtroppo c'è da dire che i finanziamenti esterni, anche a quelle che sono state le opposizioni, sono stati il principale motivo della fluidità di cui parlavi prima. Un esempio su tutti: in questo momento assistiamo a un riavvicinamento fra i cosiddetti ribelli moderati arabi e quelli curdi, ma l'allontanamento è avvenuto a causa dei finanziamenti turchi ai ribelli siriani, che hanno comunque indispettito la parte curda, la componente curda, e ai finanziamenti qatarini alla componente dei fratelli musulmani in seno all'opposizione siriana. Queste ingerenze, ciascuna delle quali in cambio di moneta sonante hanno dettato delle condizioni, hanno contribuito non poco a rendere difficile la creazione di un fronte unitario, sia pur su un minimo comune denominatore, quale può essere la creazione di uno Stato che per l'appunto potesse essere tale per tutti i suoi cittadini e cittadine. E certo, è il quadro di una situazione parecchio complicata e anche difficilmente intelligibile da chi diciamo è lontano, e questo purtroppo in qualche modo mette anche, insomma, generalmente l'Occidente, il cittadino occidentale, diciamo, in pasto, tra virgolette, le informazioni che vengono dalla stampa, diciamo di vario tipo. A livello internazionale in questi giorni ci sono state le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Non è uscito bene il presidente Obama, che ricordiamo fino a un po' di mesi fa pareva, insomma, fosse lì per intervenire militarmente per appunto in aiuto ai ribelli contro Assad, e poi dopo in qualche modo la cosa è rientrata. Ecco, tu, alla luce di questa cosa, poi appunto c'è stata l'esplosione dell'ISIS e poi anche i curdi che hanno ripreso la ribalta internazionale come apparentemente unico, diciamo, oppositore credibile, tant'è vero che anche delle armi sono state dallo Stato italiano inviate per contrastare questo appunto l'ISIS. Ecco, quel passaggio, che comunque sia sarebbe stato tardivo, perché poi insomma già una carneficina era in atto da un pezzo, un genocidio vero e proprio, cioè la rinuncia a un intervento statunitense. Ecco, tu secondo te è stata una buona mossa? Avrebbe, diciamo, in qualche modo agito per quel fine iniziale, che era appunto la rivolta, quindi il ribaltamento del regime di Assad, e adesso è più che in qualche modo si allontana, si può recuperare il tempo? Ma partendo dal presupposto che nessuno sarebbe felice di veder bombardare il proprio paese, di conseguenza è difficile che io possa essere felice di immaginare i calcoli F-16 statunitensi aggiungersi ai MiG che già stanno bombardando a tappeto quotidianamente la Siria. Partendo da questo presupposto, la richiesta fin dai primi giorni, fin dai primi mesi, espressa dai rivoluzionari siriani, non era tanto di un intervento vero e proprio quanto di una no-fly zone, cioè appunto bloccare i bombardamenti più che aggiungere bombe su bombe. A questa richiesta si è affiancata anche una richiesta di armare quelli che sono i partigiani presenti sul campo. Tuttavia c'è da dire una questione, che comunque non esistono stati che agiscono in nome del diritto internazionale genuinamente
o per il bene dei popoli, per amor di democrazia. Questa è una favola che dobbiamo cominciare a smettere, a cui dobbiamo cominciare a smettere di credere. È più credibile Babbo Natale. È tempo di cominciare a rendersi conto che tutti gli stati, senza eccezioni, non ci sono stati buoni in questo, agiscono puramente per interesse. Quindi un intervento statunitense avrebbe avuto comunque un qualche interesse che non era sinceramente o sicuramente quello di creare una Siria democratica, considerato anche che una Siria democratica rappresenterebbe per Israele un problema maggiore rispetto alla Siria di Assad. Per cui probabilmente a dover fare questo tipo di azioni di protezione dei civili siriani sarebbe dovuta essere una terza parte neutrale, quale se non l'ONU, che purtroppo, come sappiamo, è bloccata, necessita di riforme ormai da decenni, dalla fine della guerra fredda, e quindi è questo che comunque è in qualche maniera disperante. Da parte dei ribelli siriani Obama è sempre stato visto, in particolar modo da quando c'è stata la minaccia dei bombardamenti, agosto del 2013, quando c'è stato il bombardamento chimico sulla periferia di Damasco, la famosa linea rossa. Da allora in poi è stato visto comunque come un presidente estremamente tentennante, uno smidollato, spesso viene rappresentato come tale nelle vignette, nelle tante vignette che quotidianamente vengono diffuse sia sulla stampa locale libera o ribelle, per così dire, sia sui social network. E certamente il fatto che oggi sia, come dicono gli americani, un'anatra zoppa non favorisce l'idea che lui possa essere un uomo in grado di risolvere questa situazione. L'idea che si ha è che cercherà di scaricare questo problema al suo successore. Sarebbe stato efficace, non so, forse una no-fly zone avrebbe potuto aiutare. Io devo ammettere che all'epoca ero molto scettico anch'io su questo, appunto in base alla considerazione che gli interventi statunitensi degli ultimi 20 anni hanno dimostrato un'efficacia che definire scarsa è davvero generoso, comunque sono stati disastrosi. Quello che di certo si sarebbe potuto fare è fare una pressione differente, in particolar modo sull'Iran. Adesso sembra, appunto, anche con le lettere che sono state pubblicate ieri dal Wall Street Journal, che l'Iran sia diventato uno dei principali partner per gli Stati Uniti in Medio Oriente. Ricordiamo che già in Iraq, dopo il 2003, quando gli Stati Uniti sono trovati invischiati, hanno optato per una soluzione in pratica di convivenza in Iraq, acconsentendo alla salita al potere di un uomo molto collegato con Teheran, che ha studiato e ha vissuto a Teheran per tanti anni, come Nouri al-Maliki, che nei suoi 10 anni di governo ha creato sicuramente quel terreno fertile in cui è cresciuta Al-Qaeda in Iraq, che poi è diventata ISIS, perché ricordiamolo, anche mentre parliamo, mentre la coalizione americana sta bombardando ISIS, il governo iracheno sta commettendo massacri anche settari contro la popolazione che è minoritaria in Iraq sunnita. Cioè, purtroppo quelli che sono gli amici dell'Occidente non sono poi tanto meglio dei nemici per tante cose. Purtroppo sul fuoco del settarismo non si soffia da una parte sola, e abbiamo appunto da una parte l'Arabia Saudita e il Qatar che hanno spinto in una direzione, dall'altra parte l'Iran che ha spinto dall'altra, e ormai quella che era una rivoluzione appunto trasversale che riguardava tutte le 24 comunità che compongono il popolo siriano rischia sempre di più di diventare solo ed esclusivamente uno scontro settario, anche nella retorica che si sente nei video che arrivano dalla Siria. Spesso per definire il regime siriano si utilizza il termine Nusayrita, che fa riferimento alla vecchia denominazione degli Alawiti, una denominazione vecchia e dispregiativa. Gli Alawiti sono la minoranza di cui fa parte lo stesso Bashar al-Assad, che comunque tengo a specificare non è la minoranza al potere, perché al potere è un'oligarchia, non è un settore, una comunità della popolazione siriana, anche se senza dubbio questa comunità ha beneficiato più di altre del regime. Sinceramente, guardare al futuro con ottimismo è uno sport estremo in Siria, è uno sport estremo che ci piace anche praticare, è vero, ma è sempre difficile. Quello che si può auspicare è chiaramente un ritorno a un multilateralismo più chiaro, un maggior protagonismo dell'Europa, che comunque fra gli attori in campo è forse quello che vanta minori interessi, per cui che forse potrebbe avere una qualche maggior credibilità, anche se chiaramente le Nazioni Unite dovrebbero essere l'organo giusto, ma come dicevamo purtroppo non andrebbero prima riformate, e al ritmo di 100 morti al giorno non abbiamo molto tempo per aspettare una riforma dello statuto internazionale delle Nazioni Unite. Sì, è decisamente una situazione molto, molto particolare. Poi tu hai parlato di 24 comunità che compongono
il popolo siriano, che sono comunità in qualche modo su base etnica, anche religiosa, si intrecciano tutta una serie di discriminanti, se non erro. Sì, ma quando parlo di 24 comunità mi riferisco alle 24 differenti identità. In realtà quasi tutti i siriani possono vantarne più di una, nel senso che, ad esempio, i curdi, di cui si parla tanto, sono in larghissima maggioranza sunniti, però generalmente quando ci si riferisce ai siriani sunniti ci si riferisce agli arabi siriani sunniti. Ci sono 5-6 tipi di cristiani differenti, i musulmani sono almeno 3 o 4 tipi fra quelli sunniti e quelli sciiti, in più abbiamo dei culti antichissimi, antichi come quello degli yazidi in Iraq, ma anche culti pre-cristiani, pre-islamici. Ci sono veramente tanti tipi di comunità che si distinguono per l'appunto sia per religione ma anche per identità culturale. I curdi hanno la loro lingua, gli assiri hanno la loro lingua, i circassi hanno la loro lingua, i turcomanni pure. Si tratta di tutte minoranze o piccole comunità che comunque compongono la popolazione siriana. C'è da dire che comunque sono minoranze che in linea di massima hanno convissuto pacificamente negli scorsi 5.000 anni. Francamente penso che in questo momento l'inimicizia sia più artificiale piuttosto che reale. Quindi insomma, in qualche modo è un'inimicizia indotta che fa gioco un po' anche, e fa gioco anche appunto di interessi che sono esterni, estranei. E una cosa ti volevo chiedere, poi dopo ovviamente volevo lasciarti la parola per andare in chiusura. E l'ipotesi, diciamo, della perdita dell'identità, no, dell'identità, diciamo, dell'unità territoriale di questo paese. Per esempio, adesso non so, in Libia ci stava una questione di tribalismo e alcune identità etniche legate appunto a certi territori e così via. Ecco, in Siria è ipotetica, è realistica l'ipotesi della perdita di una unità territoriale? Allora, in Libia la composizione della popolazione è essenzialmente polarizzata su due grandi comunità, anche se poi ciascuna comunità è composta da tribù, eccetera, eccetera. La struttura sociale siriana è un po' meno tribale, anche perché essendo un paese essenzialmente di commercianti ha un po' una differente storia, poi ci sono anche contadini, che comunque abbiamo una storia differente rispetto alla Libia. Del resto la distanza geografica fra la Siria e la Libia è più o meno come quella fra l'Italia e la Svezia, gli italiani e svedesi non sono proprio uguali. E, appunto, tornando un attimo al discorso siriano, c'è da dire che non volevo fare un paragone, volevo soltanto diciamo, tra i paesi in qualche modo di questo che hanno colto questo vento di ribellione, ribellioni arabe, che poi insomma è anche abbastanza massimalista come definizione, si dice che un pochino il percorso della Libia era quello della perdita di una unità territoriale come ipotesi. Ecco, non è che volessi fare, per carità, un paragone che non sarebbe storico, insomma. No, certo. Per quanto riguarda la Siria e i paesi del Medio Oriente in genere, del Vicino Oriente, se vogliamo essere più geograficamente precisi, generalmente le comunità sono troppo interconnesse fra di loro, non abbiamo aree così omogenee. Ad esempio l'area curda siriana è composta essenzialmente da tre zone, tre province, fra loro neanche confinanti e cose di questa natura. È possibile che ci sia una qualche forma di spartizione, in particolar modo l'area alawita è piuttosto omogenea. C'è da dire anche che il regime ha lavorato in questo senso, per esempio la città di Homs, che era la seconda città del paese, attualmente quasi rasa al suolo, è stata piuttosto pulita etnicamente, per così dire, dei musulmani sunniti. Oggi sono a rischio anche i cristiani, da parte del regime stiamo parlando, e tuttavia avere forse l'unica area così omogenea dal punto di vista comunitario. C'è da dire anche che però i confini di Sykes-Picot, che siamo tutti forse molto molto legati, in realtà abbiamo visto che in buona parte dei conflitti medio orientali, non sono mai mancati i conflitti in Medio Oriente, buona parte degli stati hanno cercato di tenerseli molto stretti questi confini, nonostante siano stati disegnati dalle potenze coloniali. Tuttavia sono confini che dividono un po' artificiosamente l'area. Basti pensare, per esempio, tra un palestinese e un siriano, la differenza è sicuramente inferiore rispetto a quella che c'è fra un milanese e un calabrese, ma di tanto inferiore.
abbiamo le stesse abitudini, lo stesso dialetto, gli stessi piatti, alcune cose in cui loro mettono un po' più di zucchero, però a parte quello, bene o male siamo veramente simili. Ci sono molte famiglie, anche quelle tribù, dicevo che la Siria non è un contesto particolarmente tribale, ma comunque esiste anche quella di tradizione. Molte delle tribù siriane sono spesso a metà con l'Iraq, con la Giordania, con il Libano è praticamente un'estensione della Siria, con la Palestina stessa. Di conseguenza che questi confini abbiano un senso limitato, una cosa che condivido anch'io. Io personalmente la mia ricetta sarebbe un grande decentramento amministrativo, che sarebbe sicuramente una cosa buona, e quei confini cesserebbero di avere molto senso nel momento in cui tutti i paesi dell'area fossero democratici, quindi godendo di diritti affini da una parte e dall'altra del confine, diventerebbe davvero poco rilevante se un curdo vive in un paese che si chiama Siria o Turchia o Iran o Iraq. Però chiaramente questa è una prospettiva di lungo termine. Sì, poi peraltro io penso, ipotizzo, che con la rilevanza nello scacchiere geopolitico che i curdi stanno adesso, che hanno in qualche modo conquistato, è pensabile che delle rivendicazioni di tipo nazionalistico che da tempo loro hanno per la creazione di uno spazio loro riconosciuto verranno in qualche modo prese in considerazione, ipotizzo. Ma sicuramente sì. Tra l'altro, allora, c'è anche a dire una cosa, che per i curdi non sono un monolite. In particolar modo i curdi siriani, i curdi turchi hanno ottime relazioni fra loro, soprattutto in virtù del fatto che il PKK, il Partito Comunista dei Lavoratori, e il suo omologo PYD, che è l'omologo siriano, sono in ottimi rapporti e sono i partiti dominanti nelle rispettive aree. Per quanto riguarda i curdi iracheni, che hanno contribuito anche all'invasione americana dell'Iraq, partecipando insieme all'esercito americano, i famosi Peshmerga, hanno invece relazioni molto più complesse, quindi sia con i curdi siriani che con quelli turchi, in particolar modo per quelli turchi. Ricordiamoci che a governare la regione curdo irachena è un uomo che ha consentito bombardamenti sul proprio territorio contro i campi di addestramento del PKK. Barzani non è amato in Turchia dai curdi turchi neanche un po'. Detto questo, è comunque probabile che la comunità internazionale tolga il PKK dall'elenco delle organizzazioni considerate terroriste. Il fatto che la coalizione internazionale stia armando il PYD, quindi il PKK da un lato, e anche i Peshmerga dall'altro, testimonia anche questa apertura. C'è da dire che la Turchia sta facendo del suo meglio per evitare questa cosa, lo si è visto anche nel momento in cui è stato impedito ai turchi curdi di varcare il confine per andare a combattere a Kobane, mentre invece è stato consentito ai turchi iracheni, per l'appunto in un'ottica di divide et impera. Ed è forse anche in quest'ottica che è stato consentito agli stessi ribelli arabi siriani di partecipare alla guerra, alla battaglia di Kobane, perché ricordiamo, a Kobane oltre ai curdi ci sono circa 300 uomini, 300 arabi siriani che erano lì fin dall'inizio degli scontri, adesso se ne sono aggiunti qualche altro centinaia passando per l'appunto per il territorio turco, e questi nuovi arrivati sono visti in qualche maniera a volte anche dagli stessi guerriglieri curdi come delle pedine nelle mani di Erdogan, il che sta anche un po' complicando le operazioni, perché in realtà a ricevere armamenti e aiuti sono solo i curdi e sono poi loro a distribuirli agli altri ribelli presenti nell'area nella lotta contro ISIS. Sembra che poi la situazione volga sempre verso una complicazione ulteriore. Fuad, siamo in chiusura, io ti ringrazio ovviamente di questa tua corrispondenza, volevo lasciarti proprio a te la chiusura con qualche parola in qualche modo di speranza realistica, diciamo qualche passo che potrebbe essere realisticamente un miglioramento verso questa situazione, secondo te quale potrebbe essere? Ma innanzitutto dal punto di vista della comunicazione sarebbe meglio parlare un po' meno dei siriani e un po' più con i siriani, oltre a dargli un po' più di spazio. Poi si assiste comunque sia a mode nei media, nel senso quando c'è stato l'attacco chimico si è parlato molto di quello, della linea rossa, oggi si parla di Kobane, si parla molto dell'ISIS, ma mentre l'ISIS continua a combattere in un'area praticamente ormai priva di civili come è Kobane, il regime siriano, ISIS stessa, uccidono una media di 100 persone al giorno. Nei giorni scorsi ci sono stati bombardamenti sui campi profughi, bombardamenti su una scuola, 15 bambini sono stati uccisi in una scuola sola, altri 50 sono stati feriti.
la stessa coalizione internazionale nei raid di ieri ha ucciso 4 bambini e non so quante donne. Il paese è allo stremo, la seconda città del paese, Aleppo, è in questo momento assediata da una morsa da nord ISIS e da sud il regime. Quello che la mia speranza, il mio augurio, è che ci sia un maggior ascolto per la società civile siriana, che è una società civile che esiste, che è sempre più organizzata e che ha dimostrato, come hanno fatto anche i curdi nell'area curdo-siriana, di essere in grado di avere una certa auto-organizzazione, perché si parla spesso dell'esempio di Kobane, del federalismo, della democrazia. Sarebbe carino parlare anche del consiglio comunale della parte liberata di Aleppo, di Idlib, che è la parte purtroppo conquistata nei giorni scorsi dai qaedisti di Jabhat al-Nusra, o di altri paesini che hanno saputo creare dei consigli comunali che sono occupati della popolazione, che hanno saputo fare l'auto-organizzazione e possono essere il modello per una nuova Siria. Dei piccoli cessate il fuoco in alcune aree possono essere dei messaggi incoraggianti. Del resto anche nelle roccaforti del regime, nell'area costiera, da cui peraltro provengo anch'io, a maggioranza alawita, ci sono state tante iniziative da parte di quella popolazione alawita che inizialmente si sentiva protetta dal regime di fronte a quella che viveva come un'aggressione, qualcosa che viveva come un rischio per la propria sopravvivenza. Oggi si sono resi conto che invece il regime non ha avuto nessun tipo di remora nell'utilizzare i loro figli come carne da cannone pur di rimanere seduto sulla sua sedia a Damasco. Ci sono iniziative come una campagna che si chiama Sarha, che sarà tradotta in inglese Speak Out, che è fatta da ex sostenitori del regime, che comunque non sono sostenitori della rivoluzione siriana, ma che spingono verso una soluzione politica di questo conflitto, perché una soluzione militare non è immaginabile, perché una soluzione militare sarebbe solo un genocidio. Attualmente quello che ci si può auspicare militarmente è che si creino le condizioni per potersi sedere intorno a un tavolo di trattative, fare un cessate il fuoco e iniziare quella che sarà sicuramente una lunga transizione verso la democrazia. Fuad, ultima domanda in chiusura, con risposta spero secca. Tavolo delle trattative auspicabile, certo, con o senza l'Iran? È impossibile farlo senza, perché purtroppo sono la maggior forza in campo in questo momento in Siria. Perfetto Ruad, io ti ringrazio di questa tua partecipazione su Libre TV, saremo sempre qui a disposizione appena ci saranno nuovi fatti o nuovi aspetti da prendere in considerazione. Grazie ancora, io restituisco la linea alla regia, grazie di averci seguita. Grazie Gianni, a presto. Ciao.